Ciao ragazzi, benvenuti come ogni settimana, anche oggi nuovo video a tema Harry Potter. Oggi faremo un unboxing a tema Primark. Per chi non lo sapesse, Primark è un negozio di vestiti a basso costo che ultimamente ha iniziato una sorta di partnership con Harry Potter, col marchio di Harry Potter. E infatti tutti i loro negozi sono strapieni di oggetti potteriani. A Londra addirittura c'è un negozio, quello di Oxford Street, che è quasi totalmente brandizzato Harry Potter o comunque una parte di questo negozio. È stato ricreato anche il cielo della Sala Grande, una cosa fighissima. In Italia sono arrivati questi oggetti potteriani nei pochi Primark che ci sono al nord Italia. Io purtroppo vivo in Sicilia e quindi qui non c'è Primark, non è ancora arrivato. Ma mi è venuta in soccorso la mia amica Martina, che saluto tantissimo, e che è riuscita a mandarmi un pacco con due cose che avevo richiesto e che lei è stata così gentile da andare a comprare per me. E finalmente il pacco è arrivato e non vedevo l'ora di aprirlo assieme a voi per vedere queste cose che ho visto tantissime volte su Instagram e che volevo proprio comprare. Ragazzi, bando alle ciance, prendiamo il nostro amato bisturi e andiamo ad aprire questo bel pacco molto pesante che mi è arrivato da pochissimo. Ecco qui, tagliamo lo scotch e andiamo a vedere il contenuto. Sono curiosissimo, ragazzi, stracurioso. C'è un sacco di carta dentro, quindi Martina è stata bravissima perché ha messo tutto per bene e ha evitato che si rompessero, visto che una cosa è anche abbastanza fragile. Lanciamo tutto a terra e cominciamo. Direi di cominciare da questa. Questa, ragazzi, è una tazza che ho visto un sacco di volte su Instagram, che naturalmente non userò perché fondamentalmente non me ne faccio niente. Però mi piaceva l'idea e mi piaceva mostrarvela soprattutto, quindi eccola qui. Purtroppo, ragazzi, io non ricordo i prezzi di questi articoli perché ho inviato i soldi a Martina, ma sinceramente non ricordo esattamente ogni cosa quanto costasse, quindi nel caso, non lo so, andate a vedere direttamente da Primark, ma comunque non costano tantissimo, siamo sempre attorno ai 6-7 euro al pezzo, una cosa del genere, le cose più costose attorno ai 9 euro. Ma ragazzi, vi faccio vedere questa, che è una tazza della pozione polisucco, che adesso andiamo subito ad aprire. Ecco qui, c'è tantissimo scotch, ma io sono fornitissimo di bisturi, quindi mi fa un baffo. Ok, ho impiegato 10 minuti, ma sono riuscito ad aprirla. Ragazzi, eccola qui, è una tazza in vetro, credo, con il tappo, così come quello dei barattoli, è totalmente nera ed ha una cannuccia con queste righe bianche e nere, ma la cosa più bella, naturalmente, che la rende così particolare è quello che c'è stampato da questa parte, ma anche dall'altro lato. Si tratta dei 4 stemmi delle case di Hogwarts e poi pozione polisucco. Secondo me è geniale, è un'idea davvero geniale, molto molto carina. Si chiude malissimo, ma cercherò di chiuderla. Ok, diciamo che il tappo di plastica non è proprio il massimo della vita, però si chiude, ad un certo punto ci si riesce e, ragazzi, naturalmente sotto, come potete vedere, è logata Harry Potter Warner Bros, quindi assolutamente oggetto ufficiale, e per questo l'ho voluto, perché anche questa qua andrà a far parte della mia collezione. Mi piace davvero tantissimo, soprattutto l'idea, il concetto della pozione polisucco, è molto meno l'utilizzo perché, come vi ho detto, non la userò. Però mi piace, fatemi sapere nei commenti se l'avete già acquistata, se siete fortunati e vivete vicino ad un Primark. Io spero che apra il più presto possibile anche qui al sud. Ma non è l'unica cosa che mi sono fatto prendere, perché ecco qui questa cosa. Ok ragazzi, all'interno del pacco ho appena visto che c'è una cosa in più e mi stanno già cominciando a venire dei dubbi, dovrò rimproverare Martina probabilmente, ma lo guarderemo dopo. Questa è un'altra cosa che ho richiesto io a Martina
e che mi ha preso e sono felicissimo. Si tratta di questi cartelli, di queste frecce, naturalmente come vedete anche in questo caso tutto logato Harry Potter. Sono delle frecce che indicano delle attività commerciali presenti nel mondo di Harry Potter. E abbiamo questo qui, The Shrieking Shack. Ragazzi, non ho idea di cosa sia, sono sincero. Naturalmente scrivetemelo voi nei commenti, perché non ho idea di quale negozio sia. E poi abbiamo i tre manici di scopa, abbiamo la testa di porco, Zonko e Mielandia. Quindi tutti i negozi praticamente di Hogsmeade, ma sinceramente proprio mi sfugge qual è la traduzione italiana di questo negozio qui. In ogni caso, ragazzi, sono molto molto belli, non li tolgo dalla confezione perché non so poi come farveli vedere meglio, ma ecco qui, sono tutti legati da un nastro sia a destra che a sinistra e queste qui vanno appese magari ad un armadio, vanno appese ad una libreria e io dovrò capire bene dove metterle prima di toglierle dalla confezione. Ma mi piacciono tantissimo, ragazzi, ci sono un sacco di cose da Primark potteriane. Ci sono ad esempio degli orologi a tema Harry Potter, ci sono dei sottobicchieri, delle cornici, c'è davvero di tutto, delle candele. Io piano piano vorrei prendere un po' di cose, ma sto programmando di andare a Milano, quindi magari andrò in uno dei Primark lì vicino. Almeno spero, nei progetti c'è questo. Ragazzi, adesso andiamo a vedere il terzo pacchetto, che è un fuori programma assolutamente, e lo vediamo assieme, lo scopriamo assieme. C'è un piccolo biglietto dove c'è scritto "piccolo pensiero da parte mia". Cara Martina, perché? Eri già stata così gentile e disponibile, sei andata lì a comprarmi queste cose, hai fatto il pacco, me l'hai inviato. Perché hai voluto strafare, hai voluto mettere una cosa in più? Io ti ringrazio tantissimo, ma davvero tanto tanto tanto, e naturalmente ti rimprovererò in privato tantissimo, sappilo. Bene. Andiamo ad aprire, vediamo cos'è. A questo punto sono super mega curioso. Beata te, Martina, che hai Primark vicino, perché io sarei già sotto un ponte. Ecco qui, naturalmente, Harry Potter e scopriamolo assieme. No, vabbè. Ragazzi, questa è una cosa che volevo, ma visto che costa parecchio, alla fine ho detto a Martina di lasciar perdere, di non prendermela. E lei invece mi ha fatto questa sorpresa e me l'ha regalata. Io davvero non so, sono senza parole, non so come ringraziarla. Si tratta della tazza a calderone, che naturalmente questa diventerà la mia tazza della colazione. Io questa qua mi sa che la userò. Naturalmente tra un mesetto la vedrete esposta nella mia collezione e quindi alla fine non crederete più a quello che dico, ma in questo momento vorrei tanto utilizzarla. Però forse non lo so, non lo so. La userò? Non la userò? Non lo so, ragazzi. Bene, ecco qui questa tazza in ceramica, tutta logata Harry Potter, è davanti al logo di Hogwarts. Lo stemma, non il logo, sono fissato con sti loghi, lo stemma di Hogwarts. Ragazzi, è tutta nera, lucida, e davanti ha appunto lo stemma dorato. Tutta specchiata, mi piace tantissimo e vorrei davvero tanto tanto utilizzarla, ma non lo so, ditemi voi cosa fareste al posto mio, la utilizzereste oppure la usereste per metterci magari delle penne o per farci un calderone dentro, metterci degli oggetti potteriani, non lo so ragazzi, sono combattutissimo, non so se utilizzarla o meno. Io ringrazio ancora tantissimo Martina per questa tazza. È bellissima, davvero, sei stata super mega gentile. Ma non è ancora finita, perché dentro questo pacco c'è ancora una cosa e si tratta di una Mystery Mini. Una Mystery Mini già aperta, perché Martina mi ha inviato un suo doppio che a me mancava e io adesso dovrò inviarle il mio doppio di Luna, che le ho promesso un sacco di tempo fa e che ancora non le ho inviato. Scusa Martina davvero tantissimo, domani la prima cosa corro in posta per andare a spedirti il tuo Mystery Mini. Ragazzi, dentro questa piccola box c'è il Mystery Mini con rarità 1 su 12 del Testral. Io non l'avevo trovato, lo volevo tantissimo da mettere vicino alla mia Luna del San Diego Comic Con con gli spettrocoli. E quindi finalmente eccolo qui. È davvero molto molto bello, mi piace tantissimo la scultura, tantissimo la sua coda,
le sue piccole costole che sono state scolpite molto molto bene. E ragazzi, comunque in tutto e per tutto è davvero molto molto bello e va a finire subito assieme ai miei pop. Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo finito, spero che questo video unboxing targato Primark Potteriano vi sia piaciuto. Qualora fosse così, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, attivate la campanella ragazzi, perché YouTube ultimamente sta facendo un casino con le notifiche. E a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!